Wow! Le ricette di zio Roberto. Buon appetito. Amici, buongiorno, buon sabato a tutti e buon Capodanno. Che siate felici e che passiate un bellissimo anno nuovo. Per la cena di Capodanno, l'anno precedente, l'anno scorso avevo fatto le lenticchie. L'anno scorso per Capodanno ho fatto i ceci, quest'anno andrò a fare i fagioli. Fagioli freschi, che a Catania li chiamiamo la triaca pasta. Praticamente a triaca sarebbero i fagioli. Sono quelli freschi e si fanno con la pasta. Si sbucciano e poi vengono fatti in questo modo. Naturalmente, per fare la ricetta, ho bisogno di tutte le verdure bellissime, iniziando dalle cipolle, carote, sedano, un peperone leggermente piccante, pomodori piccadilli, naturalmente olio d'oliva di frantoio, sale e pepe. Con le pasta andrò a mettere i tubettini o ditali. Andremo a fare una crema di fagioli con ditali. Allora, la prima cosa che andiamo a fare, ci sbucciamo questi fagioli, che sono semplici, molto si fanno in un attimo, come vedete, e li andiamo a sbucciare. Ed ecco i fagioli sbucciati. Adesso questi li andremo a lavare in acqua ben puliti e poi sono pronti per essere messi in pentola. Questa si chiama triaca pasta. Adesso ci andiamo a pulire queste verdure. Per prima cosa andiamo a tagliare la nostra cipolletta. E la andiamo a mettere nel suo posto stabilito qui. Adesso andiamo a pulire le carote. Eccoli qui e andiamo a mettere al suo posto. Sono qui. Adesso mi vado a fare il sedano. Qui abbiamo il nostro sedano. Questo l'ho lasciato perché lo farò cuocere in questo modo. Adesso mi vado a fare un po' di peperoncino. E adesso mi vado a lavare i pomodori e li vado a fare a pezzetti. Vado a togliere questa parte del picciolo, me li vado a tagliare in quattro. Anche i pomodori sono stati tagliati e me li vado a mettere qui. Adesso procediamo a iniziare a cucinare questi fagioli. Nel momento in cui inizio a cucinare i fagioli, che li farò in questo coccio come li ho sempre fatti tutti i legumi, mettendo sotto uno spargi fiamma in modo che il coccio non si rompe, nello stesso momento vado a prendere una pentola e vado a riscaldare dell'acqua. Perché vado a riscaldare dell'acqua? Perché nel momento in cui io dovessi, aggiungendo l'acqua per far cucinare i fagioli, mettere dell'acqua fredda, il fagiolo caldo con l'acqua fredda, ed ecco che il fagiolo acciunza, diventa duro. Per cui
quando vado ad aggiungere l'acqua deve bollire e deve essere uguale alla temperatura dei fagioli che sono nel mio coccio. Vado a mettere dell'olio di oliva di frantoio all'interno di questa ciotola e vado a fare il soffritto che renderà più gradevole, più gustosi i nostri fagioli. L'olio è caldo, vado a mettere la cipolletta, la nostra cipolla, che cercherò di farla soffriggere, ma poco, appassire ma non troppo, così i nostri fagioli saranno molto ma molto più gustosi. E vado a mettere il nostro peperoncino e inizio. Adesso andremo a mettere le carote. Adesso andiamo a mettere il nostro sedano. Questo lo metterò poi in fase di cottura, quando metterò l'acqua, che gli darà un sapore particolare. Adesso vado a mettere una spruzzatina di sale, in modo che le nostre verdurine incominciano a buttare un po' di acqua di vegetazione. Ecco, in questo modo. A questo punto, che le nostre verdurine abbiamo fatto un leggerissimo soffritto, che non deve essere un soffritto molto soffritto, ma soffritto, adesso andiamo a mettere i nostri pomodori qui a tavolo di camera e vado a mescolare. Adesso gli darò un'altra spruzzatina di sale. Ho coperto leggermente. A questo punto vado a inserire in questo bel lettuzzo i nostri fagioli. E vado a girare. L'acqua sta bollendo, come vedete. Vado a mettere il nestoro all'interno in modo che si riscalda anch'essa. Io sono molto pignolo in queste cose. Ho dimenticato che adesso andrò a mettere una noce di concentrato, due noci, e vado a girare. Darà un po' di colore ai nostri fagioli. Prima di aggiungere l'acqua che sta bollendo, come vedete, vado a mettere una spruzzatina di pepe nero. Adesso procediamo a mettere l'acqua bollente nei nostri fagioli. Bollente perché non devono traumatizzarsi. Non devono attronzare, no. Che noi in Sicilia diciamo: a stai attronzando da freddo, perché si sente freddo, e quando invece c'è caldo stai cupando da cavolo. Attronzare e cupare. E adesso vado a mettere il cuoricino del sedano, che darà un sapore particolare ai nostri fagioli. Vado a mettere il coperchio. Non dimentichiamoci un cucchiaio, così, in modo da lasciare aperto, se no si esce tutto di fuori. Bene amici, siamo arrivati al dunque. Guardate qua, una meraviglia. Questi sono fagioli importanti, un gusto e un sapore veramente eccezionale. Fateli come li ho fatti io. Faccio raffreddare il tutto in modo da effettuare poi la crema con il mixer, per cui ci vediamo dopo. Bene, a questo punto annettiamo l'acqua per la pasta e qui abbiamo i nostri fagioli. A questo punto si prenderanno dei fagioli e si potrà mettere
un po' di brodo e verrà una crema più diluita. A chi piace invece meno diluita ma più densa, naturalmente con il mestolo avrà la possibilità di poter lasciare il sughetto in più qui e andremo a prendere quello che a noi interessa. Andiamo a mixare il tutto, per cui chiudiamo bene. Naturalmente si è impannato perché ancora sono un po' caldi. E andiamo. Wow! Oh, bella! Guardate che cremina dolce che è venuta fuori. Allora, aspettiamo che si cuocia la pasta e questa la mettiamo di lato. L'acqua bolle e vado a calare la pasta. Vado a salare, aspettiamo che la pasta si cuocia. Bene, la pasta è cotta, spengo, vado a scolarla in questo modo, senza bisogno dello scolapasta. Vado a condirla. Ragazzi, non vi nascondo che è di un sapore bellissimo. Adesso vado a impiattare. Da notare che questo è nuovo, è un timer che mi assomiglia. Vado a mettere del sughetto sopra con i fagioli. Posso anche evitare di mettere un po' di olio crudo, ma ci sta, perché essendo di frantoio si sente il gusto dell'oliva, tanto un filino appena appena. Ed ecco pronto il nostro piatto di Capodanno. Amici, buon sabato a tutti e buon inizio, buon fine e buon inizio di anno nuovo 2019, buon anno 2020 nuovo, naturalmente con fagioli, per cui sarà un anno scoppiettante, rumoroso, bellissimo. Vado a fare l'assaggio, anche se tutti gli odori di questi fagioli mi hanno inebriato. Vado ad assaggiare, come vedete, per l'appunto, col bel cucchiaio di legno. Bellissimi, buonissimi, ma veramente eccezionali. I fagioli squagliano in bocca. Meravigliosi, meravigliosi, stupendi. Che dire, abbiamo fatto un bellissimo anno, le visite stanno andando abbastanza bene. Adesso, come sempre, siccome quello che mi tiene in cucina col caldo, con la schiena addolorante, parecchio addolorante, è la soddisfazione che il sabato, dopo un'ora, due ore, tre ore, poi nell'arco della giornata, spuntano tutti quei messaggi che mi fanno felice veramente, e per cui per quale motivo non continuare. Continuo per voi. Per cui ringrazio sempre chi scrive e lascia un messaggio, Lucy55,
Cinzia Gradini, Maria Caruso e Maria Rosaria Giuliano. E grazie di vero cuore per i messaggi, per le cose belle che mi scrivete. Continuate a iscrivervi, continuate a mettere i vostri like e, come dice lo zio Roberto, buon appetito a tutti e a tutti quanti, vi voglio bene, buon 2020, felice e splendido. Per me un rumoroso. Ciao a tutti e alla prossima.